Doppia intervista oggi con Gemma Pedrini e con Mara Perego, sono figlia e mamma. Allora, un saluto a tutte e due. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, diciamo subito che Gemma, che ha 26 anni, è una violoncellista affermata, ecco, il suo strumento non lo molla proprio mai. E allora, cominciamo dalla musica. Con noi in regia c'è Mirko, che è colui che ci sta seguendo. Allora, puoi far partire, Mirko, subito questo brano. Cominciamo proprio ascoltando Gemma che suona. Facciamo stop perché potremmo continuare ad ascoltare Gemma ancora a lungo. Ecco, le chiedo subito, ecco, abbiamo sentito un brano, era Brahms? Parlacene. Sì, esattamente, era un'esibizione che ho fatto in Svizzera a Baden, un'esibizione molto emozionante, anche molto di tensione, nel senso che con gli svizzeri che sono molto precisi, insomma, è un po' di Esigenti. soggezione, cioè più di un esame o di un concorso. Beh, insomma, in quanto a temperamento svizzero, insomma, non scherzi tanto neanche tu. Allora, quello che non vi ho detto è che Gemma è una disabile visiva dalla nascita, però ha sempre visto molto lontano. Ecco, io la conosco da tanto tempo, lei è stata medaglia di bronzo ai mondiali di sci a Sestriere nel 2011, poi si è laureata in musicologia, e prima aveva preso nel 2016 il diploma al conservatorio, insomma. 2015. 2015, 2015, perfetto. Svizzera, Svizzera, lo dicevo. Ecco, lei il violoncello quando lo suona proprio lo abbraccia, insomma, quando è nato questo amore? L'amore per la musica è nato da molto piccola, avevo 3 anni, che 2 o 3 anni, che era l'unica cosa che attirasse la mia attenzione, nel senso che tutti i giochini non li potevo sopportare per via dei suoni stonati, suoni brutti. E quindi io l'unica cosa che apprezzavo, che mi rendeva felice e gioiosa era la musica e mi Insomma, ha accompagnava. rotto 3-4 pianole prima ancora di andare all'asilo, so. Ma di quelle giuste, le tastiere accordate per bene, intonate, altrimenti se erano stonate non c'era verso. Per Anche... usura, non perché pestassi, perché Ah, per nessuna. usura! Anche perché, insomma, lo diciamo, lo anticipiamo, insomma, la mamma di Gemma suonava a livello amatoriale la chitarra, quindi un po' di musica in casa No, si ascoltava. impellavo appena appena, cioè una passione grandissima per la musica da sempre.
con un'educazione, quella dei miei tempi, in cui la musica non ci stava, e quindi, diciamo, la passione è mancata, ecco. Strimpellavo da sola, da autodidatta, alcune cose, anzi, quando sono rimasta incinta di Gemma, che ho dovuto fare lunghi periodi a letto, lì sì, suonavo con questa chitarra sulla pancia, immagino che questo possa aver influito, spero, insomma, per questa sua grande passione. Lei è come se fosse nata suonando già, cioè La vita è precedente, incredibile. magari. O esiste una reincarnazione per cui è Già unita. nella pancia della mamma, insomma, Gemma comunque ascoltava Oppure la musica, diciamo così. Signora Mara, ecco, ma lei è stata, tra l'altro è anche un'insegnante, insomma, lei ha educato sua figlia fin da piccolissima a tutto, l'ha messa sugli sci, l'ha fatta correre sui pattini, insomma, in bicicletta. Ecco, poi un bel giorno, insomma, Gemma ha deciso che voleva suonare. Ecco, quel No, momento no, lì, no. lei che cosa ha pensato? È stata contenta? Ha pensato, insomma, che lasciare tutti questi sport fosse un peccato? Insomma, come ha vissuto questa No, è metamorfosi di Gemma? stata la rinuncia ad alcune cose per un'altra. È sempre stato fatto tutto assieme. Uno perché, essendo lei con grossissime difficoltà visive, praticamente non vedeva nulla, e uno dei grossi problemi era come far conoscere il mondo, anche perché, insomma, era anche traumatizzata, aveva altri problemi, non si riusciva a toccarla, cioè era molto complessa. E l'obiettivo è stato cercare di aiutarla laddove lei, in quello che sembrava piacerle, no? E quindi la musica e il movimento, perché era ipercinetica, non riusciva a stare ferma. Quindi queste due cose sono andate avanti da sempre, sia Anche perché adesso è ipercinetica, lo confermo. ma non ha idea di cosa fosse quando era piccola. Cioè, non dormiva neanche la notte, lì era impensabile riuscire a seguirla. Comunque sono andate avanti contemporaneamente tutte e due, ma proprio come elementi, intanto di conoscenza del mondo, perché se un bambino non vede, non si muove, non capisce niente di quello che è intorno, no? E tanto più se si riesce a muovere velocemente, conosce di più, insomma, no? E la musica anche, perché la musica, noi avevamo strumenti in famiglia, in casa, e Quindi lei li insomma, abbassava. Però contenta, contenta sempre, allora. sì, almeno per questo, perché poi ne aveva tante altre di difficoltà e di magoni da ingoiare, ma sulla musica e sul movimento, felicissima. Lei scendeva dalle piste di sci, io non la guardavo, ce la portavo e poi scappavo, lasciavo il papà perché mi veniva Immagino. un infarto Poi dopo ho vederla. imparato, quando ho iniziato Io a regare, scappavo dopo ho proprio. imparato, ai mondiali c'eri, Sì. vediamo. Però non è che abbia rinunciato a una cosa per l'altra, ha rinunciato a un certo punto e ci è dispiaciuto infinitamente allo sci, che ormai era a livelli agonistici, praticamente era riserva per le Olimpiadi, avrebbe dovuto andare cioè non a Vancouver, ma Quella dopo, Sochi. a Sochi, e lei ha rinunciato. Non abbiamo chiesto tanto perché, perché insomma, voglio dire, doveva essere lei consapevole della scelta che faceva, però effettivamente c'erano fortissime pressioni su entrambi i fronti, cioè dal fronte sportivo perché lasciasse la musica e sul fronte musicale del conservatorio perché lasciasse lo sport. Più la Quindi scuola, che più era la terzo scuola, fronte, sì, e e quindi non ce quindi l'ho con fatta. grandissimo dispiacere, perché tutto sommato forse Gemma. qualcosa sarebbe stato. Gemma, rimaniamo ancora un po', insomma, negli anni passati, ecco, anche per costruire un po' la tua storia di donna. Ecco, nel settembre 2019 è successa una cosa molto curiosa. Tu praticamente hai costretto tua mamma, maestra, insomma, da una vita, a laurearsi con te. Tu ti sei laureata in musicologia, insomma, avete frequentato la stessa università, vi siete laureate lo stesso giorno, avete fatto però facoltà diverse. Insomma, raccontaci un po' tu, Gemma, com'è andata? Eh sì, io ho preso un po' tutti i sospesi di famiglia quando trovavo le cose che, come si può dire, i patemi non risolti della famiglia, andavo ad agire su Una quelli. rompiscatole, diciamo la Sì. verità. Quindi, vabbè, come mio papà con la scherma, non ho rimesso a fa scherma dopo 20 anni che non la faceva più, mia mamma ha detto cosa che ci ha di risolto e quindi l'ho fatto fare questa laurea cercando di trovare anche l'ambito che fosse la sua passione. Che No, non è è che così. io a me mancava pochissimo, praticamente avevo abbandonato quando mi mancava la tesi e due esami. E a lei disturbava, non a me, che ormai ero ben risolta, e mi Da brava addormentavo. svizzera, Gemma, insomma,
No, perché poi, insomma, se ho capito bene, la mamma aiutava la figlia ad accelerare i tempi perché leggere in braille, confermami Gemma, insomma, era un po' una cosa lunga per te, tu sei No, più veloce, no? è E quindi impossibile, tua bravo. mamma leggeva e alla fine, insomma, com'è andata Gemma? Sì, mi faceva da occhio, mi leggeva i testi perché sono testi molto complessi, molto impossibili da comprendere col braille, che è una scrittura molto lineare, e quindi le frasi molto contorte, incrociate, lunghe mezza pagina che trovi nei testi universitari non si possono comprendere con questo tipo di scrittura. E quindi proprio E mi quindi ha. Mara a questo punto continui lei, Mara? No, è che in realtà tutta la vita ne abbiamo studiato insieme, tantissimo, sempre, no? Quindi era una consuetudine, diciamo così, che a un certo punto dicevo finirà, no? Finirà prima o poi. E invece quando ci siamo trovati poi all'università, dopo il primo anno, lei aveva già fatto il primo anno, e praticamente noi studiavamo, perché comunque è un bel impegno, perché non è soltanto leggere, poi discuti, cerchi di spiegare, ti confronti, cioè era uno studio vero, no? E a un certo punto lei va, prende 30 una volta, poi torna, prende 30 un'altra volta e mi dice: Mamma, non è giusto, dovremmo prendere 15 per uno. Gli ho detto: Se prendiamo 15 per uno, praticamente Raddoppiamo 60 a questo buttiamo via punto. tutto, perché altrimenti cioè, non è la sua. E lì ha cominciato a dire: Non è giusto, tu studi tanto, devi avere anche tu una gratificazione, così ti metti a posto quel sospeso che avevi, eccetera, eccetera. Con il risultato, dice: Ma molti esami magari sono gli stessi, perché la facoltà è la medesima, anche se la sua specializzazione in musicologia, qui non l'avrei mai fatto ovviamente, perché Ma lei in comunque cosa si è laureata allora? io in beni culturali. E infatti il risultato è stato poi che gli esami non andavano più bene i suoi, no? Perché Cioè, erano perché mi erano diversi. diversi, e quindi ho dovuto continuare a studiare con lei e poi a fare anche l'università per me. Quindi è Insomma, stata avete una bella preso punizione. 60, allora non 15 e 15 per arrivare a 30, ma 30 più 30, 60. Sì. E poi per caso è successo che ci siamo laureate lo stesso giorno, ma è stato veramente un caso. Ma guarda te. Senti Gemma, ma per te che cos'è il piacere dello studio? Che cosa provi quando sai di sapere? Io dico sempre che so di non sapere. Più studio, più Ma mi non a trovo. caso ho detto sai di sapere. Ecco, sì. Socrate era giusto, sì. Sì, Più era studio. costui. Socraticamente va così. E quindi, Beh, col insomma. di fianco, insomma, uno si sente un po'. Ma no, ma cosa c'entra? Che noi abbiamo questo piacere di usare le facoltà, insomma, che si hanno, e questa è la cosa Sì, fondamentale, studia no? sempre andando in giro, nei viaggi. E Cioè, lei quindi incontra quattro massi, ti racconta tutto. quattro sassi ci stiamo a raccontare sulle. Parlano le pietre come mamma perché ti racconta tutta la Guarda, storia io del ho avuto una zia quartiere. maestra e so cosa vuol dire avere una maestra dentro casa. Un tormentone. No, ma è bello. È bello, meno male. Infatti, Ecco, difficile. ma Mara, ma lei se la sarebbe mai aspettata una figlia così? Tra l'altro anche l'altra sua figlia, insomma, vola alto perché fa l'ingegnere aerospaziale, insomma, è un difetto di famiglia quello di puntare sempre così in alto. Ma io in realtà non ho mai. Non ho, credo che un genitore non debba avere aspettative, nel senso che poi dopo i figli vengono per la loro strada e loro sono quello che sono. Certo, sta a noi cercare di dargli il meglio che abbiamo, insomma, no? Per quello che riteniamo sia giusto. Io volevo speravo che le mie figlie fossero brave, sono brave tutte e due. Non si può sperare che siano felici, perché quella è una cosa che non esiste, cioè si può attrezzarle, dargli degli strumenti. Devo dire che loro sono state bravissime. Poi se è vero che noi abbiamo sempre discusso molto, chiacchierato molto, andavamo in giro, ad esempio, una delle cose più carine che ricordiamo, io almeno io ricordo, sono i libri letti sotto l'ombrellone al mare, tra un bagno e l'altro, no? Cioè, per esempio, mi ricordo le sorelle Materassi che ci facevano morire dal ridere piuttosto che altro, cioè, ma sempre con molta giocosità, ecco. Una cosa molto brutta, io credo, sia quella di pensare che sapere o studiare, insomma, informarsi sia una cosa faticosa e brutta. Mara, E forse no, sono no. loro sono partite con Divertendosi, diciamo così. Ecco, già giocando insomma, vabbè. la fatica dello studio con molta senza spaventarsi, senza fuggire, insomma, ecco. Questo mi sembra molto bello, insomma, qui l'insegnante viene sempre fuori. Questa Gemma,
Parliamo dei tuoi successi professionali, al di là, insomma, della tua formazione, di questa super mamma che ti ritrovi. Insomma, faccio un nome per tutti, no? Ennio Morricone, un grande uomo, tu hai scritto, un grande musicista, hai anche postato una foto che poi faremo anche vedere, che hai scattato in occasione del suo 85esimo compleanno, poi hai pubblicato lo scorso anno quando lui è morto. È vero che tu l'hai fatto piangere? E che cosa hai suonato con lui e E per per lui, lui. soprattutto perché era il concerto in sala Puccini al Conservatorio a Milano che ho dovuto suonare alcuni brani, due brani suoi davanti a lui ed è stato, sì, no, qualcuno in più, adesso mi devo fare mente locale. Comunque, no, è stato molto interessante perché già trovarsi in una situazione normale e eseguire un brano di un compositore, avendolo lì fisicamente, già, Brano avere. suonato, Avere strasuonato in tutte le Morricone, salse. che insomma il big che è, poi appunto suonato anche da grandi interpreti, insomma, quindi è veramente, cioè, ti tremavano un po' le braccia perché avevi proprio sempre i movimenti, i modi Parkinson che ne ho conto, però suoni bene perché comunque è quello per cui studi, che facevi tutti i giorni. E lui ha pianto. Sì, lui ha pianto, si è commosso. Ma Addio, io ero Morricone. vicino a lui e lui a un certo punto, perché Mission è stato l'ultimo brano, si è girato e veramente aveva gli occhi lucidi, si vedeva che tratteneva le lacrime, infatti poi ha dichiarato di essersi molto commosso e mi ha guardato e poi ha scritto una cosa su un libretto che aveva, che era una presentazione, una frase per Gemma con questa sua scrittura un po' da anziano, insomma, quasi un po' faticosa. Che è bellissima, mi ha scritto: gli occhi più belli sono quelli che non vedono il male del mondo. E io penso che Bello, lui sia bello. rimasto commosso dal fatto, cioè, voglio dire, Mission comunque è un film altamente drammatico, molto drammatico, sì. E che in fondo Gemma suonava praticamente da sola, lei forse un piano, Un pianista era. quindi faceva la voce solista, era. Mugliando il E pianista. lui che ha sentito e diretto infinite volte questo brano, io credo che abbia colto in lei comunque la poesia della musica e basta, cioè questa purezza, questa pulizia, poi lei era ragazzina, no? E che lui si sia commosso a questo brano, a me viene ancora davvero i brividi. E questa frase bellissima, cioè ce la teniamo perché comunque è stato un pensiero proprio dedicato. Mara, lei già un po' mi ha risposto, però la domanda che io le volevo fare, che lei ha anticipato, è se lei si emoziona quando Gemma suona, insomma, che cosa prova, ha paura che sbagli, oppure Gemma non sbaglia proprio mai. Allora, cioè, ho sempre suonato in casa, perciò per me era una cosa bellissima, anzi avevo smesso di sentire CD perché comunque una vibrazione diretta è tutta un'altra cosa. In giro, quando suonava, no, non ho mai avuto paura che sbagliasse, in realtà no. Ho avuto paura il giorno in cui si è diplomata in conservatorio perché erano 3 ore e mezza Programma di tutto a memoria. programma molto impegnativo perché suonava Brahms, tutto a memoria perché lei ha sempre suonato a memoria e lì veramente sono state per me un tormento, alla fine avevo le palpitazioni perché lì sì ho avuto tanta paura perché cioè, ricordare filato un programma così in accordo con un pianista che tra l'altro avevamo trovato all'ultimo minuto quindi con pochissime prove perché non si trovano facilmente che suonino Brahms, Sì, era infatti. stato proprio una difficile come percorso perché lì sì, lì veramente ho avuto tanta paura. Ma che lei sbagliasse no, perché, ma non perché lei non sbaglia, ma sì, forse anche lo sbaglia, ma perché se sbaglia non ti accorgi, perché sbaglia bene, cioè, quindi... Sbaglia bene, Gemma, ma tu hai l'orecchio assoluto, vero? Tra l'altro sono d'accordo con Devi me. limitare i danni quando sbagli, cioè lo dice Ah, una. questo in generale, anche guarda, anche quando si No, fa un'intervista bisogna mi limitare i danni. diceva sempre, cioè, diceva sempre mio maestro Rocco Filippini, diceva quando tu suonare la musica è una grande illusione, perché ci sono, Bravo. sì, è un grande Filippini, ci sono tanti, diciamo, tante micro cose che magari in un'esibizione non vanno, però la bravura sta nel camuffarle veramente bene, che alla persona sembra perfetto al Ma il punto. tuo orecchio assoluto come funziona?
Ah, poi posso aggiungere anche una cosa a proposito di grandi maestri, che io ho, cioè, ho suonato anche sotto la sua direzione ed è bellissimo vedere quando il piglio del grande direttore che proprio ribalta l'orchestra da così a così, e quindi proprio vedere come proprio cambia immediatamente l'intenzione, cambia immediatamente l'espressività, la sonorità e tutto, quindi è proprio bello proprio le trasformazioni in poche Vieni. frazioni di secondi di questi grandi maestri. Io l'ho vista tantissimo in Morricone. Lo percepisci, lo avverti. Senti, tu però tra i vari momenti top, sono tanti della tua carriera, hai suonato anche al Festival di Sanremo con Finardi. Sì, esattamente. E anche lì cosa hai provato? Beh, lì è stato particolare perché non me l'aspettavo, cioè vedere dietro delle quinte è stata proprio una cosa veramente una sorpresa in positivo. Cioè, già che non seguivo Sanremo, l'ho seguito solo quell'anno lì perché dovevo suonare e ho visto tutto un clima molto gioioso, molto amichevole, no? Perché sembra sti cantanti tutti agguerriti uno contro l'altro, in realtà sono tutti, insomma, Era un bel clima. un bel clima sereno. Ed è stato poi un grande dispiacere che ho avuto, però è stato che per poco non ho incontrato Dalla, che poi di lì a pochi giorni è purtroppo è andato, insomma. Eri lì lì. Perché c'eravamo lì, se No, eravamo sbagliato. fisicamente a un passo, dovevamo parlare con lui, poi invece ci siete chiamati da altre parti, ed è tutto organizzatissimo, velocissimo, di Pensa qui, che tu io ci ho stai di là. fatto un telegiornale con lui. Lui viveva a Bologna Lui è. ed era amava tantissimo il basket. E allora una volta siamo andati in onda insieme perché lui ha commentato non solo il basket, ma anche tutto il telegiornale. Insomma, per cui, però a Bologna lui girava per strada tranquillamente, lo incontravi la mattina alle 7 che vagava per la città e ti salutava come se ti avesse sempre visto tutti i giorni. Cioè, ver veramente un grande in tutti i sensi. Io ho un bellissimo ricordo di Lucio Dalla. Insomma, forse la domanda non è più, alla luce delle cose che ho sentito, non è proprio più calzante. Io volevo chiedere a Mara, visto che Gemma corre così in fretta, insomma, se effettivamente ha fatto correre tanto anche lei, ma mi sembra che qui questa corsa sia un po', cioè, Sì, tanto, reciproca, si tantissimo. corre entrambe. Vabbè, dai. Sì, vabbè, risolviamola con un vabbè. Sì, è un Gemma. affermativo, tanto. Sì, tanto. Telecardiogramma. Io mi ricordo, Gemma, noi ci siamo conosciute, peraltro ad un concerto, insomma, in occasione di un evento nazionale che si teneva a Firenze, eravamo sedute a tavola vicino, no? Abbiamo cominciato a chiacchierare, io, te e anche tua mamma, e lì appunto è venuta fuori questa vicenda, questa storia dell'orecchio assoluto, no? Che tua mamma quando suonava la chitarra si è accorta, insomma. No, 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 non suonavo io. Quando era piccolina aveva 3-4 anni, sì, 4 anni. Dunque noi avevamo queste chitarre enormi per lei, quindi si metteva sul divano abbracciando questo chitarrone. Io avevo un accordatore, gliel'accordavo e poi andavo a fare i miei affari. Quella giornata in particolare io stavo lavando i piatti e lei comincia, mamma, la chitarra è scordata. Dicono, guarda, te l'ho appena accordata. Mamma, questa chitarra è scordata. Fammi finire di lavare i piatti e poi. Questo sol non va bene. Come questo sol non va bene? Scusa, c'aveva 4 anni. Insomma, praticamente ho verificato che il sol Aveva era appena ragione. appena, appena, appena calante. E io mi sono allarmata e poi vai, ho detto. E poi la chitarra non le è bastata più perché era troppo piccola, ha voluto il violoncello e la poteva abbracciare un po' meglio. Ascolta, Gemma. Era la novità, io ho sempre voluto capire le cose nuove, quindi c'è, cioè, tra la chitarra e il violoncello, in mezzo c'è stato il fatto traverso, che oltre ad aiutarmi per gli esercizi di respirazione, perché avevo bisogno di farli, insomma, mi ha piazzato in mano questo strumento che poi era bello, mi appassionava pure, però quando ho iniziato il conservatorio ho voluto iniziare da zero, fare proprio reset e dire, e voltiamo pagina completamente su tutto, e quindi ho iniziato col violoncello a Insomma, 12-13 anni. hai pensato in grande. Senti, tu non ti fermi mai, sei iperattiva, insomma, del resto lo vediamo anche mentre parli. Finisci di scrivere i messaggini a notte inoltrata, poi ricomincia la mattina alle 6, ne so qualcosa Cinque volte. anch'io, insomma. Ecco, ma tutta questa energia da dove la prendi?
È una bella domanda, speriamo intanto che duri un po'. Poi mi stupisco anche io di come ero da piccola, perché ogni tanto non ci credo di tutto quello che ho fatto, però quello che penso è che più uno fa, più l'energia arriva, più cioè, insomma, il fare che ricarica, no? Rigenera, ridà energia, e quindi Si moltiplica. Beh, insomma, esponenzialmente, direi. quando mi hai riferito, Gemma, che tua mamma aveva accettato questa nostra intervista, mi hai detto, mia mamma mi ha detto che quando lei dice sì è sì e quando lei dice no è no. Insomma, Mara, un bel caratterino anche il suo, però, eh? No, sì, Si è il prende gli fatto che impegni, è la io parola sono data. stata cresciuta in un'altra epoca. Per me la parola ha più valore di un contratto, perché sul contratto si possono fare le pulci, sulla parola data no. Allora, quando io dico che è un sì, siccome in questo periodo sono stata piuttosto male, allora sono loro che sono molto premurose e hanno paura che io non riesca a fare le cose. Sì, lo E così ho sappiamo, ma detto, non se ho detto voluto. sì, è un sì, se le dico un sì, poi sai che lo faccio, cioè. Mi può cascare il mondo in testa, ma comunque annaffio per fare quello che ho detto, Mi ha un po' ecco. colpito questa frase, allora ho detto, beh, però ecco, No, Gemma è da chi ha vera, l'ho preso. detto davvero, L'ha ma detta, l'ha chissà, detta. ma non Sì. ho dubbi, infatti, Gemma è esordito così, insomma, ha detto a mia Quando mamma si che quando sì è aspetta. sì e quando è no, no, io dico, ma aspettavo un no, invece, ha detto sì, ah, dico perfetto, allora avanti. E Gemma, tu insomma hai dimostrato nella tua vita e continui a dimostrare tutti i giorni che è proprio possibile trasformare anche un limite in un'opportunità. Allora, qual è il segreto? Perché di limiti ne abbiamo tutti, eh? Qual è il segreto? Vabbè, Magari avere una mamma così, e questa è la. scambiato su di difficoltà, parla tu. Parla Vabbè, tu, perché Gemma. è stata lei la mia via, la mia strada Vai, vai, maestra nel girarmi parla. le cose. Parla. Secondo me, boh, cercare di il limite è un'opportunità. No, veramente non so rispondere davvero. Questa è ostica come Ti viene domanda. così naturale che insomma per te il limite non esiste, Mara, ma Molto spontaneamente, sto molto divertendomi, quindi non mi sono accorta. Cioè, Sì, beh, tutti abbiamo a che fare col cosa direbbe le limite. altre madri, insomma, che si trovassero in una Cosa direbbe situazione le altre simile alla madri? sua? E quello che Parliamo stavo da appunto mamma dicendo, allora. cioè intanto di puntare su quello, cioè di non fermarsi sul limite, su quello che manca, ma su puntare su quello che c'è. Certo. E che può magari aiutare a superare le difficoltà. In realtà di difficoltà ce ne sono un sacco, tantissime. Adesso noi sembriamo sempre quelle belle riuscite, non è vero, insomma, cioè di magoni se ne mandano giù tantissime, ma nessuno è esonerato da questo, no? A volte c'è gente che sta malissimo per delle sciocchezze, quindi voglio dire, lo star male poi è star male sia che sia per una cosa da poco, sia che sia una cosa da tanto, no? Però al di là di quello, noi cosa possiamo fare? Io dico questo, bisogna puntare su quello che c'è, ad esempio con lei che veramente. È stata traumatizzata dalle cose che le sono capitate, è stata in terapia intensiva tantissimo tempo, Sì, sono nata 23 è nata settimane. 23 settimane, c'è cioè uscita che non comunicava, cioè voglio dire, Aveva fretta. eh? Aveva fretta. È comunque un quadro molto complesso e quindi cercare, perché in chiunque ci sono delle risorse nascoste, che magari neanche tanto nascoste, che però bisogna andare a cercare. Allora, con lei è stata veramente la musica, perché quando sentiva la musica, in una situazione di chiusura totale verso il mondo, vedevi che lei raddrizzava il collo, ma piccolissima, no? E si fermava a sentire. Ecco, a volte sono dei segni piccoli, ma da quelli uno può seguirli, no? Perché poi alla fin fine, se devo essere onesta, era lei che in qualche misura osservandola mi trasmetteva quello di cui aveva bisogno. Cioè, lo stesso movimento, lei aveva, come hanno tante volte i bambini che sono autistici, dei movimenti ricorrenti, come l'orso nella gabbia, no? Che ripete sempre lo stesso movimento. E allora lì cerchi di finalizzarlo. Lei non aveva ancora 3 anni, aveva già i pattini, i roller, In ma linea. quelli. Insomma, Cioè, voglio dire, uno deve usare un po' la fantasia, ma utilizzare quello che ma ha. anche la Perché relazione, l'osservazione, l'ascolto, questo credo che poi sia anche l'osservazione l'empatia. tanto, cercare di capire, quindi l'osservare, insomma, i segnali che l'altro ti manda, a volte è difficilissimo, però sì, è questo che dico alle mamme, non si deve, non che non si debba avere fiducia nell'istituzione, però non si deve mai delegare, perché comunque il miglior fisioterapista, il miglior logopedista, quello che volete voi, insomma, psicologo. Certo, magari cogli un elemento, oppure fa un intervento di 1 ora alla settimana, ma poi il figlio è tuo per tutto il resto del tempo.
no? E quindi ci deve essere una grandissima collaborazione, ma non ci deve essere. Cioè, è chiaro che chi sta male ha una paura terribile, oppure dei rifiuti, si vede di tutto in queste situazioni, no? Quando è un bambino con una disabilità, sta in un male che. E puoi capire tutti quelli che rifiutano anche di guardare, però il figlio ti resta e se tu sei riuscito ad aiutarlo, lui ti dà quanto più può. Ecco, fa il possibile perché anche lui vuole stare bene e Ma quindi è certo. insieme che bisogna cercare la strada. Gemma, tua mamma ha inserito anche un po' un tema sociale, no? Siamo andati al di là della famiglia, nel senso di non delegare fuori da te. Ecco, so che tu però quando vai per strada hai un problema con i semafori, insomma, si parla tanto di disability manager in questo periodo, di persone che possono risolvere i problemi di tutti, insomma, raccontaci un po' questa cosa dei semafori e cosa chiederesti per la tua città, Milano, che tu ami tanto e pratichi, però insomma, in certi momenti ti arrabbi un Il po'. grande problema sono i semafori costantemente rotti nella zona di casa mia perché passano i teppisti e li rompono sempre, per cui sempre a chiamare il comune, metteteli a posto e poi puntualmente si rompono. Quindi vabbè, quella lì è una causa persa purtroppo. Cioè, vabbè, poi insomma i semafori c'è anche da dire che ho visto in zone di Europa. Tipo a Praga, a Budapest, dove le cose sono fatte bene, cioè i semafori tutti belli messi in linea, che se tu vai nelle strade in una certa direzione li trovi tutti sempre a destra oppure sempre a sinistra a seconda di dove, del senso di percorrenza. Mentre qua una volta c'è la destra, una volta c'è la sinistra, una volta c'è, insomma, è tutto un garbuglio All'italiana. all'italiana. Noi siamo creativi e quindi non ci piacciono le robe regolari, ecco. Quindi, insomma, udite, Comunque. udite, disability manager in ascolto, cominciate ad allineare i semafori tutti Vabbè, sì. nello stesso Vabbè, lato. sì, ce ne sono tante di quelle accessibilità, cioè, mi vengono anche in mente i percorsi tattili a Okinawa, che chi si andava a immaginare nell'isolettina in Giappone, i percorsi tattili fatti benissimo dappertutto, qualunque strada, anche le più piccine fatti bene, vabbè, che segnalavano anche gli slarghi che sono importantissimi, Invece da perché noi no, da va noi bene. no, ti manda contro i muri, vabbè. Comunque, no, a parte questo, a me preme tantissimo il discorso metropolitano, la faccio breve, perché lì devi sempre, mi affido alla tecnologia con le videochiamate che per fortuna ci sono, e quindi chiamo la mia santa mamma che mi dà una mano, e quindi mi leggi banalmente dalla direzione del treno, oppure mi legge i tabelloni, le cose, però per restringere un po' il campo, insomma, le metro, cioè le vie, noi non possiamo, cioè tutti ti danno esce all'uscita tot, quella via lì. E noi come facciamo che ci sono anche metro con 7 vie diverse, con Sì, quello diramazioni? del metro è E quindi io difficilissimo. chiedo sempre, mettetevi quei QR code, anzi queste piantine tattili che non si capisce, che aiutano un numero ristrettissimo di persone e sono incomprensibili perché le ho provate e non si capisce. E quindi mettete dei bei QR code che ci dicono la via, così io quando mi metto d'accordo con gli amici so dove devo uscire, non devo sempre stare a farmi venire a pigliare ai tornelli. Sì, Quindi. questo è un grosso problema. Per Continui fortuna. lei, Mara, continui Io lei, c'ho insomma, visto una persona che. col cellulare, io la guido, prima l'accompagnavo sempre ovunque, adesso la guido a distanza, però voglio dire, mica tutti devono avere per forza qualcuno appresso La che. telecomanda, insomma, è una Eh Gemma sì, ecco, vai a telecomandata. destra, vai, si ferma un attimo, aspetta, un momento, non attraversare, adesso sì, puoi andare, c'è cioè, tutto così. Cioè, è una meraviglia, però insomma, magari si può fare di meglio, ecco. No, io l'ho guidata. Addirittura in Australia, perché, Sì, vabbè, dai, il suo grande esploit ha fatto un viaggio da sola e allora in tutti gli aeroporti mi chiamava, faceva, per fortuna, insomma, abbiamo sempre fatto la guida a distanza con comunque, la insomma, le istituzioni videochiamata. potrebbero fare di più e meglio, insomma, questo. Beh, sicuramente Meglio si impegnano, soprattutto, però al per di là dei fortuna. momenti elettorali potrebbero anche nella quotidianità, insomma, questo ce lo siamo detti un po' quando ci siamo risentite, insomma, lei su questo è Io abbastanza ferma. rispetto alle istituzioni, dice, Sì, certo. rispetto al A chi sì, ci però governa in quel momento, nella città, nello stato, insomma. tutti. Il problema è che noi abbiamo delle normative che sono meravigliose, con uno spirito che è anche molto
facile se si vuole da capire, e poi invece ci si ferma, ci si imbroglia sui cavilli, sulle regole, sulle Beh, più norme. che la normativa è la Costituzione, forse, Sì, voglio dire, l'articolo infatti, no, 3 prima di dice, tutto. rispetto appunto a chi ci amministra e governa, io direi che bisogna conoscere bene la Costituzione, bene, lo spirito della Costituzione, perché allora tutte le vie sarebbero molto più semplici. Applicarla davvero, insomma, non Sì, perché il soltanto problema, enunciarla. alla fine, siccome le diversità sono tali e tante, ma che si rischia di creare delle fratture anziché delle unioni. Allora, la necessità che ha il ragazzino, per esempio, che è più agile ma è non vedente, rispetto al vecchietto che magari fa fatica, che non c'ha, voglio dire, ci sono una varietà infinita, ma il bisogno è sempre quello di aiuto e di solidarietà. Quindi, se lo spirito detto dalla nostra Costituzione, tutti hanno la stessa dignità, la pari dignità nella diversità, lo spirito è quello dell'aiuto reciproco, non vabbè, allora lui ha disabilità, ci deve pensare quello, lui ha, cioè, Oppure ho fatto questo e sono a posto, ho adesso fatto passo questo, tutta la sono a categoria posto, che. cioè lo spirito non è quello di eseguire o realizzare, stando attenti a un cavillo, a una normativa, a una cosa, quanto quello collettivo di Di aiuto e consenso. supporto alle diversità, alle diverse esigenze che possono essere delle persone più disparate, che non vuol dire non occuparsi del disabile. Il disabile ha bisogno ancora di più, ma se la società ha questo spirito di aiuto, di molto aiuto, vale per tutti. Ma Di infatti c'è mettersi nei panni dell'altro. Dimmi, Gemma. Mettersi nei panni dell'altro. nei panni dell'altro, ma assumersi anche la responsabilità. Perché Dell'altro. e anche ascoltarlo, perché ci sono stati casi come quello che non viene ascoltata l'esigenza del non vedente fruitore del museo, che praticamente cioè avevano ascoltato di più gli esperti, e ah, quando il non vedente è sì. andato a vedere l'opera, Certo. come era. Niente Sì, da questa è un'altra ascoltarci. modalità, quella di affidarsi, perché così è più semplice, all'istituzione che magari è nota, però è più che al diretto fruitore. Certo, ci vorrebbe un E dialogo lì maggiore, anche perché si va soprattutto. troppo per categorie e questo ferma il tutto, perché la Certo. categoria, allora tu fai un intervento molto specifico che serve soltanto a uno. Carrozzine contro disabili visivi, disabili visivi. Ma No, infatti infatti non non funziona ha così. L'importante senso. è capire quello che effettivamente può essere utile all'altro, che comunque anche se ha un limite, tutti ne abbiamo, però ha sempre un cervello. Soprattutto Ecco, e può quindi essere. non dobbiamo sostituirci alla testa delle persone che per prime dovrebbero indicarci qual è la strada. Gemma, volevo tornare, prima di chiudere, visto che voglio chiudere in musica, ecco, a parlare di te come violoncellista. Sappiamo che anche il lockdown non ha favorito, insomma, la cultura in questo periodo, soprattutto quella di chi come te suona o suona in un teatro, insomma. Quindi, intanto, diciamo un po' qual è il tuo profilo, cioè dove ti possiamo trovare, poi manderemo anche una slide con i tuoi riferimenti, se qualcuno volesse, adesso che insomma sembra che un po' ricominci tutto, ascoltarti o coinvolgerti o farti fare un concerto, insomma. Gemma Pedrini, quindi nome e cognome, su tutti i social più conosciuti, da Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mi si trova dovunque, insomma. E lei Però risponde appunto. subito a qualunque ora del giorno o della notte, io confermo. Sì, sono molto rapida. Allora, va bene. Allora, Gemma Pedrini, for all. Detto questo, ci presenti allora. Fatemi suonare, organizzate tanti bei concerti che qua bisogna riprendere e la voglia di fare c'è, quindi mancano solo le occasioni, ecco. Ecco, quindi Quindi creiamole, insomma, ricordiamoci che c'è questa bravissima suonare. violoncellista. Bello, Adesso fate suonare. fatemi suonare. Allora, direi di chiudere in musica, intanto ci salutiamo. Ci presenti tu, l'ultimo brano che sentiremo, Gemma? Sì, Pinocchio. esatto, parte da un'improvvisazione sul tema che ho fatto in Abruzzo con un pianista molto bravo, Tony Fidanza, e poi proprio una libera improvvisazione spontanea nata lì sul momento, che mi ha detto: dai, ma cambiamo un po'. E quindi abbiamo fatto proprio così, all'improvviso, proprio non era per niente meditata, e poi appunto abbiamo sfumato nel celebre tema della colonna sonora di Pinocchio. Allora, adesso lo ascoltiamo insieme. Grazie Gemma e grazie Mara. Grazie a Grazie, voi. buona Arrivederci, giornata. buona giornata.